Un tempo a me, un tempo a te. Gran gioco dei Viola, infatti, nel primo tempo, su un Ascoli vivo e vero nella ripresa. Antonioni, in crescendo, si è trovato una squadra che ha risposto alle sue improvvisazioni, articolata sulla utilizzazione tattica di Orlandini, Pagliari e dello stesso Sella. Ed ecco il gol di Sella, al 25esimo, che nasce appunto da una delle tante ispirazioni dell'interno, la cui partenza o permanenza da Firenze è fonte di polemiche anche accese. Le immagini intanto ci hanno mostrato il tono spettacolare della manovra dei Viola nel primo tempo, alla quale si è opposto Moro con la sua grande classe fino a ieri incompresa. Ed eccoci alla ripresa, Di Gennaro, altra riconferma, obbliga Pulici ad una grossa parata. Poi è l'Ascoli che sale in cattedra. Vediamo, rallenti, il gol di Anastasi annullato per fuorigioco di Quadri. Ottimo barbaresco anche per la collaborazione dei giudici di linea. Moro colpirà il palo e quando Anastasi riprende, Quadri e un altro bianconero almeno restano alle spalle dei Viola. L'Ascoli è sfortunato poco dopo. È Quadri che coglie in pieno la traversa. Pareggio mancato. Poi la Fiorentina riequilibra il gioco che si fa alterno e riuscirà a vincere di misura sperando ancora nella Coppa UEFA in lotta con il Napoli.